prima edizione torneo Città di Melicucco organizzato da Cantera Biancorossa Melicucco e Melicucco Calcio, queste due società che insieme, sottolineo, insieme hanno voluto fortemente questa manifestazione che ha portato gioia, allegria, ha portato i sorrisi, gli occhi, le emozioni indescrivibili di oltre 500 bambini e bambine. E 28 squadre, o meglio 28 società in rappresentanza di due categorie, quelle dei primi calci e quelle dei pulcini. Quindi vi prego, fa quello loro, quindi adesso chiamerò ad una le squadre. Non tutte sono presenti, però li citerò perché è giusto citarle, perché hanno partecipato a questa prima edizione del torneo Città di Melicucco. Le squadre che sono presenti, man mano che vi chiamerò, verrete alla mia destra e alla mia sinistra e vi siederete a gruppetto qui a fianco a me. Quindi fate un grande applauso a tutte le società che hanno partecipato a questo torneo magnifico, iniziando dall'Africo. Un applauso all'Africo, un applauso anche ad Audax Locri. E venite alla mia sinistra. Mister da questa parte. Complimenti. Audax Locri alla mia sinistra. Un applauso alla Cittanova. Se c'è qualcuno può venire in rappresentanza di questa squadra. Un grande applauso anche Crazy Lions Gioia Tauro. Alla mia sinistra, no, da qua. Qui vicino a loro, date indicazione. Eccoli là che arrivano. E adesso un applauso anche a Medimo. Venite, se c'è qualcuno venga. Eccoli là che stanno arrivando. Un applauso forte a Mediterraneo Reggio Calabria. Grazie Umberto. E adesso facciamo un applauso e un saluto alla Natural Futsal Molocchio. Credo siano qui Pro Bagnara. E adesso un applauso anche a Pantera Nera e alla Rizzicomese. Un applauso anche a San Giorgio Morgeto. Adesso loro invece sono qui, accogliamoli con un grande applauso. Segato. Bene così. Bravi, mettetevi alla mia sinistra, fate spazio ai ragazzi del Segato. Adesso facciamo un applauso alla Tauria Nova Academy, alla Tresi Licese, però accogliamo con un grande applauso i padroni di casa. Sto parlando della Cantera Biancorossa Melicucco e del Melicucco Calcio che scendono in campo insieme ai loro dirigenti, insieme ai loro tecnici. Ragazzi, mettetevi così a cerchio un pochino come sono loro. Cercate di avvicinarvi, avvicinatevi un pochino. Venite qua, un pochino. Avvicinatevi, alzatevi un attimo e avvicinatevi. Bravi, bravi, così tutti quanti vicini. Allora, grazie Carmine,
Adesso vi chiedo dalla tribuna anche voi che siete qui presenti, allenatori, tecnici, dirigenti, tutti quanti, di fare un applauso a questi ragazzi in rappresentanza delle 28 società che hanno partecipato alla prima edizione del torneo Città di Melicucco. Ed visto che si è trattato di un evento straordinario e che è stato patrocinato dall'amministrazione, se siete d'accordo io chiamerei subito qui vicino a me il sindaco, che dovrebbe essere, eccolo qui. Buonasera, buonasera sindaco, buonasera. Fate un applauso il sindaco di Melicucco. Allora, sì. Sindaco, buonasera. Buonasera, innanzitutto grazie del sostegno per questo contributo, questo sostegno importante che l'amministrazione ha dimostrato nei confronti dell'organizzazione di questo, della prima edizione del torneo Città di Melicucco. Assolutamente, ma voglio dire che è un sostegno che nasce non per dovere, come molte volte si deve fare, ma proprio perché l'idea di un torneo dove tutti questi bambini sono stati questi tre giorni insieme, giocando insieme, anche scontrandoci, però il bello del calcio è quello che, quando me l'hanno detto, sono rimasto particolarmente entusiasta, che devo dire, per quello che abbiamo potuto come amministrazione abbiamo cercato di stargli vicino, sia alla SD Melicucco Calcio e alla cantera biancorossa Melicucco, che poi è bello vedere due società, questa sinergia, vero? Sinergia tra due società che non sempre succede, quindi per me è stata una bellissima cosa. E quindi permettimi innanzitutto di dire ben trovati a tutti voi ragazzi e anche ai genitori, spero che vi siete trovati bene nel nostro comune. Volevo ringraziare veramente gli organizzatori, perché organizzare questi eventi non è facile, non è semplice, quindi veramente c'è stato un grande lavoro da parte delle società. Quindi un ringraziamento, ripeto, all'SD Melicucco Calcio, un ringraziamento alla cantera biancorossa, ai loro rappresentanti che ho visto che si sono sempre sbattuti, Salvatore Barillaro, Totò Nardi, Silvio, naturalmente poi lo sto guardando, ma non posso esimermi, cari, naturalmente un ringraziamento anche a voi di Fantasy. Grazie. Radio Fantasy. Grazie mille. Francesco, raga, sei stato eccezionale. Grazie. Nel proporre e nel dare il giusto risalto a questo evento, ma un ringraziamento lo devo fare a Francesco Mercure e a tutta la società e dirigenti dell'ASD Melicucco, perché un campo così è vero. Non si trova è vero. Facilmente, non soltanto in Calabria, ma anche è vero. A nord. Quindi facciamo un applauso, quindi, veramente. Permettetelo. Vedete, bimbi, quando io giocavo al calcio era... c'erano le colline. C'erano le colline, oggi è così. Dicono che ero scarso, ma ero bravino. E naturalmente un ringraziamento a tutti gli ospiti, a tutti quanti, e un ringraziamento, io lo vedo qui, poi sicuramente lo saprete presentare meglio di me, ma permettetemi di salutare anche a me, a Domenico Varrà. Facciamo un applauso, sì, abbiamo già fatto una chiacchierata insieme. Un'eccellenza, una bandiera del calcio calabrese, sia come calciatore e anche come dirigente. Per me è anche un motivo d'orgoglio averlo qui nel nostro campo. I due minuti sono passati, spero di non aver dimenticato nessuno, ma io prima di andarmi vi voglio dire soltanto una cosa. Maurizio, ma viene qua, no, sai perché? Perché era il mio antagonista calcistico. Ok, quindi, ho capito. Non entriamo in queste cose, se no. Maurizio Maio, il numero uno, sempre comunque. Ragazzi, io vi lascio. Ciao, ve l'ho detto. Adesso vogliono citati tutti uno a uno. No, non cito sindaco, nessuno. Basta, perché altrimenti... Dico solo una cosa, ragazzi, divertitevi sempre e comunque. Viva il calcio, viva lo stare insieme. Grazie sindaco, facciamo un applauso. Allora, noi abbiamo creato un momento adesso, perché vi dicevo, questa festa, magari voi grandi avete meno pazienza dei ragazzi, però i protagonisti sono loro. Dobbiamo dedicare due minutini a loro. Allora, noi, vi dicevo, in questi tre giorni abbiamo imparato tantissime cose. Abbiamo imparato cosa vuol dire essere pazienti, perché i ragazzi non si sono mai lamentati,
non si sono mai lamentati del ritardo, non si sono mai lamentati del caldo, non si sono mai lamentati delle decisioni arbitrali, non si sono mai lamentati di dover giocare due partite di seguito, sono stati veramente straordinari tutti. Beh, i ragazzi hanno un dono che noi adulti magari non abbiamo. Grazie per l'applauso, e grazie per il sostegno di questa tribuna fantastica che in questi tre giorni ci ha coccolato. Questi ragazzi hanno... Non fa niente, è un momento loro. Maurizio, vieni qua, vieni vicino a me. Allora, dicevo, questi ragazzi hanno un dono, quello di riuscire ancora a sognare. Noi adulti magari non riusciamo ad averlo sempre questo dono, no? Magari ci sconfortiamo subito perché le ragioni della vita non ci portano più ad essere liberi di sognare. Allora c'è una canzone che adesso vi facciamo sentire e spero che tutti i ragazzi si prendano per mano. Facciamo un cerchio tutti quanti, prendetevi per mano e state tutti quanti vicini uno all'altro. Dai, prendetevi tutti quanti per mano, forza, prendetevi per mano ed insieme, maestro Christian Garo al sax, sei pronto? Cantiamo questa canzone bellissima che ci comunica che per sognare noi dovremmo assolutamente prendere esempio dai bambini, ritornare piccoli e guardare il mondo con i loro occhi. Via, basta. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete noioso che ci dava da fare un pallone che andava come fosse a motore. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Accendiamo le luci in tribuna, tutti i telefonini, tutti quanti con i telefonini accesi. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. Sarò, c'è che non è che ho imparato a sognare.
fate un applauso al maestro Cristian Garre. Grazie Cristian, strepitoso. Ragazzi, ci hanno insegnato che insieme, nonostante tutto, si può lavorare alla grandissima. Quindi se vi va, venite qui vicino a me, tutti quanti, qui vicino a me, così ci facciamo una foto, veramente tutti. Fate un applauso grande a tutti, io vi ringrazio perché ci avete coccolato e trattato veramente di famiglia, è stato un piacere essere qui. Se siete d'accordo, la parola a Maurizio. Hai un minuto, Maurizio. Sì, solo un minuto. Ok. Ora, inizio solo con una frase. Grazie a tutti. E poi hai detto già tu, c'hai tutto che abbiamo preparato insieme. È bellissimo vederci tutti insieme. Abbiamo lottato da un mese, tre giorni duri, ma bellissimi. Voglio chiudere solo con una cosa. Quando, ed è bello dirlo e lo voglio dire, perché io seguo il calcio, mi piace il settore giovanile, ma la cosa più bella è stata quando sono entrati in campo e tu l'hai chiamati, il Marinate, l'ha segato, si sono seduti insieme, i bambini si sono abbracciati, siete dei grandi! Ci avete dato una grande lezione e lo dico solo questo, se sono vicini non l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto da solo. Grazie. Grazie, grazie. Vuole parlare? Sì. Chi? Due parole. Ok. Buonasera a tutti e vi ringraziamo tutti per la pazienza che avete nel restare qui fino a quest'ora, dopo tre giorni che siete stanchissimi. Niente, un doveroso ringraziamento a tutti, solo questo, non mi voglio dilungare, a tutte le società partecipanti con questi bambini meravigliosi e a tutto lo staff e a voi che ci avete sostenuto questi tre giorni. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. Allora, se questo torneo prima di passare alle premiazioni è andato benissimo, rubiamo solamente 5 secondi e facciamo un applauso a tutti quanti gli sponsor che hanno collaborato per la buona riuscita di questo torneo. È sempre importante avere degli sponsor. Voglio un applauso, anzi un'ovazione a tutti gli arbitri che per tre giorni sotto il sole hanno arbitrato decine e decine di partite, quindi complimenti. Un applauso anche a tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita e permettetemi, con un pizzico di orgoglio, fate un applauso a tutto lo staff di Radio Fantasy, a Cristian, a Domenico, a Carmine, ad Alfonso, che questi giorni sono stati qui vicino a voi e hanno imparato a conoscere una comunità straordinaria quale quella di Melicucco. Grazie mille a tutti. Via, partiamo subito con le premiazioni. Prima ci sono due targhe per un ospite importante che abbiamo anche avuto l'onore di avere al Fantasy Floor, abbiamo chiacchierato, sto parlando di Pamela Presto. Vieni Pamela, un applauso. Complimenti. Eccola qua. Proprio lui, sì. Occhio. Sorriso. Allora, grazie mille Pamela. Grazie. Ha premiato Maurizio Maio, certo, assolutamente. Però siamo una famiglia, quindi ormai ci conosciamo tutti. Allora, la prossima, abbiamo anche una targa perché è stato un piacere ed un onore conoscerla. Premia Salvatore Rivaro, già ve lo dico, così si puoi preparare, sa? Vieni qui. È stato un piacere e un onore conoscerla, anche con lei ho avuto modo di parlare, mi ha trasmesso una grinta e pazzesca. Sto parlando di Maria Pia Trapani. Facciamo un applauso. Vieni Maria Pia, unico mister, no. Complimenti, brava, Salvatore Barillaro premia, ecco qui, ricordo, ecco, grazie mille, grazie, bocca al lupo per tutto Maria Pia. Allora, c'è stata una squadra che vogliamo definire simpatica, che si è contraddistinta per tanti motivi, in particolare per essere la squadra, siete stati tutti quanti bravi, però la squadra con
il premio Fair Play, dovevamo assegnarla ad una società e la commissione ha deciso di assegnarla alla nuova Medimo Oratori. Quindi Cabaret dovrebbe essere di Bella, ok. Premia Francesco Mercurio, ok. Vabbè. Venite, venite qua, ecco qua. Premia Francesco Mercuri. Allora, voi avete, diamola, giratevi verso i fotografi così. Approfitto per salutare ancora RC Sport. Ciao ragazzi, grazie di essere stati qua questi tre giorni. Avete garantito un servizio bellissimo con le stampe immediate. Ecco, guardateci. Ok, ecco qui le medaglie. Complimenti, fate un applauso. Nuova Medimo Oratori. Bravi ragazzi. Andiamo avanti. Adesso chiamo Mister Varrà. Venga, venga, così facciamo una premiazione. Fate un applauso a Mister Varrà. Allora, adesso ci sono da premiare i due portieri che hanno vinto il premio, appunto, miglior portiere. Partiamo dalla categoria primi calci. A vincere il premio è Cristiano Demetrio Malavenda della Ludos Vecchia Miniera. È qui presente? Dementi? Vai, tra il premio, vai. Lì, guarda, guarda il fotografo. Primi calci, questa è categoria primi calci, ok. Fate un applauso. Cristiano, che nome, Cristiano. Adesso Pulcini, miglior portiere, categoria Pulcini, vince il premio Alessandro Malito Andreoni Fustaldo. Vieni, vieni Alessandro, vai lì vicino a Mister Varrà. Alessandro, fate un applauso, miglior portiere, categoria Pulcini. Ok, allora adesso passiamo ai premi di squadra, categoria primi calci. Allora, il quarto, ok, passiamo dal terzo, via. Allora, quarto classificato, facciamo un applauso al Pro Bagnara, non è presente, poi il premio gli verrà consegnato, quindi facciamo un applauso. Invece si sono classificati terzi per quanto riguarda la categoria primi calci e sono presenti qui a Melicucco, fate un applauso, Ludos Vecchia Miniera. Venite qui tutti quanti. Premio Totonardi della cantera biancorossa, fate un applauso. Terzi classificati, Ludos Vecchia Miniera, bravi. Avete alzato la coppa al cielo. Andiamo avanti, bravi ragazzi, siete a posto? Andiamo avanti. Secondi classificati, premio Beniamino Condolucci, questo premio è offerto da Eden Bar a Melicucco. Il secondo posto per quanto riguarda la categoria primi calci, primo torneo città di Melicucco. Alzatevi, sono cantera biancorossa Melicucco, fate un applauso. Giratevi, giratevi. Andiamo veloci. Adesso voglio un alla tribuna perché è arrivato il momento di citare la squadra campione per quanto riguarda il primo torneo città di Melicucco, primi calci, a vincere è Segato!
del Melicucco Calcio, loro sono i campioni. La coppa è offerta da, non ti preoccupare, e c'è la Sara di Melicucco. Ok, perfetto. Pronti? Giratevi verso i fotografi. Allora ragazzi, spostatevi così dalla tribuna, vedono un pochino. Spostatevi o sedetevi, venite di lato. No, fermatevi là, ok. Allora, andiamo avanti. Bravi, complimenti. Adesso abbiamo categoria Pulcini. Quarto posto, categoria Pulcini. Primo torneo, città di Melicucco. Facciamo un applauso all'Audax Locri. Premia il vice sindaco Amelia Napoli. Prego, vice sindaco, si può accomodare. Guardate i fotografi, hanno tre. Alzate la coppa, vice sindaco, foto. 3, 2, 1. Sulla coppa, ragazzi! Bravissimi. Bene, tornate a posto. Bravi, bravi ragazzi. Adesso andiamo. Ok, terzo posto, premiate insieme. Maurizio e Salvatore, benissimo. Allora, terzo posto, spostatevi così vedono dalle tribune, fate spazio al centro. Terzo posto per quanto riguarda la categoria Pulcini, a vincerlo è Andreoli Fuscaldo. Doppiamente da Salvatore e da Maurizio, complimenti ragazzi. Le bandiere vostre sono lì al cielo, stanno sventolando le bandiere giallo-blu. Occhio, secondo posto per quanto riguarda la categoria Pulcini è offerto da Il Fornaio La Manna. E premia Silvio Lamanna, che lo abbiamo qui, perfetto. Silvio, ci sei? E allora, secondo posto, categoria Pulcini. Occhio, facciamo un grande applauso al Segato. Grazie diversi fotografi. Silvio, fai la foto anche tu. Ok ragazzi, fate spazio, adesso siamo qui. Allora, sindaco e Pamela premiano la squadra campione per quanto riguarda la categoria Pulcini. Allora, vincere il premio del primo torneo città di Melicucco, categoria Pulcini, è il Marinato! Sono loro i campioni, complimenti. Allora, in chiusura io voglio ringraziare veramente tutti quanti voi, le 28 squadre, gli oltre 500 atleti che ci sono stati qui in questi splendidi tre giorni. Un ringraziamento a tutti i dirigenti, a tutti gli allenatori, agli arbitri, ai volontari, agli sponsor, all'amministrazione comunale di Melicucco. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno voluto Radio Fantasy a questa prima edizione del torneo città di Melicucco. Un abbraccio forte lo voglio dare a Maurizio, con il quale ci conosciamo da tantissimo tempo e che questi giorni ci ha fatto veramente sentire a casa. Grazie mille Maurizio. Un abbraccio a tutti quanti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato. Speriamo di vederci qui l'anno prossimo a Melicucco. Un saluto a tutti quanti voi. Vi ricordo che le fotografie sono disponibili sui profili ufficiali di Radio Fantasy Calabria. Buona estate. Grazie mille Melicucco, grazie ancora, buona serata, ciao!